Ok ragazzi, nuovo episodio. Oggi parleremo del PHA, un metodo di allenamento proposto da Arthur Stenhouse negli anni 50, che prevede di lavorare a livello cardiovascolare ricercando comunque una componente ipertrofica, un metodo che viene proposto tantissimo nell'allenamento al femminile per evitare stati di infiammazione, di accumulo di acido lattico, di tensione idrica, eccetera. Quindi cerchiamo di capire esattamente come funziona, andiamo a interpretarlo e leggerlo con le nostre variabili e parametri di allenamento e diamo delle riflessioni e delle conclusioni in merito. Allora, innanzitutto, che cos'è il PHA? Si tratta di una forma di allenamento a circuito che prevede di alternare sia in super serie che anche in giant set, come molto più comune, dei distretti quanto più distanti tra loro, quindi normalmente un distretto dell'upper e uno dell'lower, in modo da massimizzare lo sforzo e il lavoro cardiovascolare. Quindi c'è una forte componente di adattamento cardiovascolare. Ora, lo scopo fondamentalmente è quello di sia avere un conditioning a livello cardiovascolare, sia quello di evitare l'accumulo di acido lattico e quindi logicamente tutto quello che riguarda gli stati di infiammazione di cui ho parlato nel video proprio dedicato alla ritenzione idrica e all'infiammazione. Quindi capite bene che è un protocollo che ha una logica applicazione per tutto quello che è l'allenamento al femminile, perché normalmente magari uno stato di infiammazione, di accumulo di acqua che tende a far stare un po' più gonfi può piacere a noi maschietti, mentre è un qualcosa che le donne detestano assolutamente, ed è anche logico questo. Quindi sostanzialmente il PHA è una forma di allenamento che permette di ridurre in maniera massiccia tutto quello che è l'infiammazione acuta derivante dall'allenamento. Ora andiamo a leggere tutto quanto secondo quelli che sono le variabili e i parametri di allenamento. Iniziamo con il volume. Allora, il PHA è un volume che può essere definito medio-alto perché si tratta di alternare 5-6 esercizi, quindi un circuito di 5-6 esercizi fatti per un 5-6 round, quindi in totale vengono tra le 25 e le 36 serie allenanti. Ora logicamente, e qua passiamo direttamente alla seconda variabile, sono serie allenanti fatte con un'intensità percepita molto bassa, quindi da un punto di vista prettamente ipertrofico di allenante non c'è quasi niente, ma questo lo vedremo poi successivamente. Questo perché sono tutte serie che devono essere fatte, tutti esercizi che devono essere portati non al limite ma con un certo buffer, quindi sostanzialmente non arrivo a cedimento in nessuna serie, in nessun esercizio, ma tengo sempre un certo margine, proprio perché è il cedimento, il buffer, quell'accumulo di lattato che ci porta poi a tutti i processi infiammatori che sono caratteristici dell'infiammazione acuta dell'allenamento per l'ipertrofia. L'intensità percepita quindi è bassa, così anche come l'intensità di carico, terza variabile. Si parla di un range tra le 8 e le 20 ripetizioni, però di nuovo sono 8-20 ripetizioni fatte in giant set, fatte quindi in super serie con tanta fatica che si accumula, fatte soprattutto in buffer, quindi non si arriva neanche a un 8 RM, normalmente ci si allena su un 15 RM più o meno, quindi capite che i carichi che sono utilizzati normalmente questa forma di allenamento sono tendenzialmente bassi. L'unica variabile che è realmente alta, che possiamo identificare come la variabile target se vogliamo, è quella della densità, nel senso che logicamente sono 5 round di un giant set, quindi già non c'è recupero tra le serie, e anche 3 round c'è poco recupero, quindi sono allenamenti che normalmente durano massimo 45 minuti. Ora io immagino che per un allenamento mio di 36 serie allenanti impiegherei più o meno 2 ore e mezza, 3 ore. Ecco, tutto questo popocchio di lavoro che normalmente faccio in 3 ore viene condensato in 40 minuti. Logicamente, di nuovo, l'impatto da un punto di vista ipertrofico di questi 45 minuti non è assolutamente paragonabile al lavoro fatto in 3 ore. Quindi a 36 serie allenanti fatti con una certa intensità percepita, una certa intensità di carico. Passando invece ai parametri di allenamento, sono allenamenti, come avrete ben intuito, in full body, quindi total body, quindi la frequenza per i singoli distretti è piuttosto elevata, 3-4 volte a settimana, però anche questo è permesso dal fatto che non sono lavori che necessitano di troppo recupero, il muscolo non viene stressato troppo, recupera in poco tempo, quindi si possono sostenere anche 3-4 sessioni di PHA nell'arco della settimana. Ora, mie conclusioni su questa forma di allenamento: una metodica sicuramente interessante, ma è molto se vogliamo troppo vicina al cardio, nel senso che l'avete capito, l'intensità è bassa, si fanno questi circuiti, si recupera poco, quindi veramente stiamo parlando di allenamento cardiovascolare. Per questo è stato pure proposta una forma di PHA che viene chiamata proprio cardio PHA, che sostanzialmente è un po' la stessa solfa. Allora, il vantaggio è che ha un alto dispendio, se vogliamo un alto impatto metabolico, perché è una forma di cardio HIIT, quindi in fasi di deplezione di glicogeno è sicuramente molto buona come forma di allenamento, per cui possiamo utilizzarla in una fase di cut quando stiamo cercando di depletarci quanto più possibile. È una forma che, come avete intuito, si presta molto bene alle ragazze, soprattutto alle donne. Il problema principale
principale che andrebbe utilizzato per poco tempo perché è uno stimolo ipertrofico, ma soprattutto di mantenimento della massa magra, perché di nuovo stiamo parlando di fase di cut, che è molto molto blando. Diciamo che l'unico vantaggio che si riscontra è che nel breve c'è una diminuzione degli stati di infiammazione acuta, perché proprio non c'è infiammazione acuta derivante dall'allenamento, come anche non c'è ipertrofia, comunque è molto molto bassa, per cui la ragazza si vede magari più tonica, più sgonfia, vi vedrete sicuramente meglio. C'è una forte depressione di glicogeno, quindi il peso scende. Queste sono sicuramente componenti positive che vanno considerate per poter inserire al meglio il nostro protocollo. Però, detto questo, a me il PHA non piace, proprio perché penso sempre che ci debba essere una componente di adattamento ipertrofico se vogliamo fare bodybuilding. Lo utilizzo di solito per poco, per periodi di tempo molto molto ristretti. È una forma di allenamento che preferisco sicuramente, che utilizziamo molto più spesso, sia per depletare sia per aumentare il dispendio energetico, è il Plyos. Di questo, se volete, parlerò in un altro video. Sostanzialmente si tratta di una forma di allenamento che prevede l'inserimento di lavori pliometrici all'interno della nostra seduta. Giorgia per un periodo, una preparazione a uno shooting, si è fatta seguire dal Team Edge in California, e lei ha utilizzato moltissimo queste applicazioni, ha utilizzato moltissimo il Plyos, in una split di 6 volte a settimana. Mi ricordo Giorgia si allenava veramente veramente tanto, però da un punto di vista fisico c'è stato un totale stravolgimento. Infatti è una metodica che ci siamo segnati, abbiamo avuto modo di apprendere molto da questa esperienza e la riutilizziamo spesso in queste fasi. Di nuovo ne parlerò magari in un altro video, fatemi sapere qua sotto se vi può interessare come argomento. Nel frattempo ovviamente scrivete tutte le domande che vi vengono e le vostre esperienze con il PHA, così instauriamo il solito confronto che ci piace. Detto questo, vi rimando al prossimo episodio.